che voce, ma che voce non ha? O dietro è una cura, ma chi sa che suo piano, lo ricordo, e chi l'ha visto è morì, e sembra più vivo, e poi lo capì, come si scacciano, ma lunga il fantasma, che mi è morto, e mi dà la fama. A musica e croce! Perché voi se non ha! Pronto, pronto, buongiorno, sono Carlo Sorrentino! Vorrei prendere un appuntamento con Romina Zaffiro! No! No, sono Romina Zaffiro! E vorrei prendere un appuntamento con il professor Carlo Sorrentino! No! No, non ho fare nessuna tesi! Questa è l'ultima notizia del nostro giornale, da Carlo Sorrentino. Un cordiale saluto, buonasera. Santa buona, zio Mauro, ci rimarrò. Uè, frischezzo, come si pensa? Che cosa, che combinato, aspetta che ti do una mano. Ma mamma, non ce l'ho pigliato un caffè, non dici? No, Vai di fretta. Ma come hai fatto pure lo stic? Ehi, io non lo so, stiamo parlando dell'ABC della cultura napoletana. ABC? Ma che scrivo un ABC, signorina? La prego, lei deve fare un documentario su Napoli e non si è documentato, non conosce nemmeno Salvatore Di Giacomo. Ecco, questo è un bel libro di Salvatore Di Giacomo. Si studi Salvatore Di Giacomo, poi viene da me quando sa almeno qualcosa se deve fare un documentario su Napoli e non sa neanche i fondamentali. Quando ha studiato Di Giacomo, poi mi chiama più numero diretto, perché se passa dalla segreteria dovrà inventare qualche altra scusa. Arrivederci. Ma sanno fa Dio? A Rommini che pasco? Rommini è 900. O padre eterna, che adesso sotto sempre in dei primori. Che ti vuoi suo amore? Tu ci sai che se sento. Ci chiamassa un pietro. E lo dicendo... Tieni, stamattina è una bella giornata e l'aria è fina fina. Voglio fare una scappatina a terra, che te ne va? Dicette San Pietro, santo Napolitano in paradiso, capo, guarda con tutto. Lei siete il padrone, un ritmo di terra, fate pure, però vedete. Era il 1944. Dopo la tragedia ferroviaria del treno 80-17, partito da Napoli e diretto a Potenza. Tu stai parlando del treno numero 80-17 che parte da Napoli e diretto a Potenza? Sì, signore! E allora devi sapere che quello è un treno merci che trasporta legname per aggiustare i ponti bombardati dalla guerra. Sì, ma insieme ai legname ci stava anche tanta povera gente che dalle zone di città, da Napoli, zone di Vito, andava in campagna per barattare i propri averi con qualche cosa da mangiare. Ma tu lo sai come si chiama questo baratto? Mercato Nero. E allora? E allora quando si trovò a dover informare il capitano di questa tragedia, di questa sciagura, mio padre prese le difese e le parti di queste povere vittime e rispose più volte in maniera poco opportuna al signor capitano, il quale dopo aver fatto sistemare i morti fece sistemare pure mio padre. Ma capitano, quindi... Non mi interrompere! Quindi, non avendo questo permesso, oltre al contrabbando hanno commesso un reato ben più grave, la clandestinità. E tu indefiende pure. Capitano, dove la dovevano trovare qualcosa da mangiare sta povera gente? Voi lo sapete, gli americani ci hanno requisito tutto. Abbiamo perso la guerra, forse su dettagli ed è sfuggito. No, lo so benissimo, E loro lo sapevano meglio di noi. E come li avrebbe uccisi? Sorrenti, te lo dico per l'ultima volta. Sta a tuo posto, Chiscio. Non ti compete. Non è per te. E così il caporale Sorrentino fu cacciato dall'esercito. Povero papà. Non si è ripreso più da quella umiliazione così ingiusta. Già, dopo poco tempo, è morto senza una giustificazione né per sé, e né per quei 600 morti. Ora, dateci un segno. Un segno che ci porti alla memoria di queste vite spezzate. E allora, e soltanto allora, anche noi rimaniamo.
rimarremo in silenzio. Anche noi rimarremo in silenzio. Anche noi rimarremo in silenzio. Bombe, va, stamma a servire. Portalo su. Dice la cauressa a Sorrentino e suo padre. Avanti, buono, va. Se vai, ci va. Bombe, non fa cazzate. Va. Un'estate drammatia, d'ore, sapete tu a sopra la mia. Veramente no, no, stavamo facendo una cosa meno qui. Guarda che rendella, fammi trasire, sono un bravo maglione. Ma che fai qui, cosa vuoi? Vuole, come si aggressivo. Ma accomodati allora. Mamma. Vuoi un caffè? Almeno lo sai perché?
no, Semi, è modo di dire. Perché arriviamo a cominciare a dire. Io sento. Senta, piacere, io so che fai capire. Perché a mamma sono mi sa vendere un fumo con tinte mica. Senta. E che te pensi che faccio? Non veniamo a cercare che stai dando di parlare con te le carine con la salute. Ma io non parlo. Parlano a me tutto quanto lui, tutti dicono come mi è cresciuto a mia famiglia, finché è una mentalità sbagliata, una mentalità infame, una mentalità ignorante. Aiutatemi, me ne vuol dire. E vabbè, per buonarci difesa, no. No. È proprio perché chi voglio prendere ciò. Ti voglio essere da quanto lui. Ti voglio essere diverso. Voglio dimostrare che pure cane, lascia gente capace di domandare sempre per tutto quanto. Voglio far essere diverso a tutto quanto pure, perché c'è la gente che dice che siamo un popolo dei delinquenti. I marioni, i sfaticati, i mangia pasta e mandolini. Non ne ho vero, non ne ho vero, non ne ho vero. Ma come vai? Ragazzi, un altro. Enrico, mamma, non c'hai. E dice c'è da tutto quanto, quello che ti ha cedito, non ti scordare. Ma raccomando, sti voglio. C'è c'è che la presto. Si rimane. C'è una da mamma, che ha torna presto. Thank you.